è stato il centro civico di Castagnato ad ospitare il programma ridotto, ma comunque intenso, della giornata nazionale contro il terrorismo, la guerra e la violenza. Nel salone gremito, oltre alle associazioni del territorio, erano presenti alcuni ragazzi della scuola primaria e secondaria ad ascoltare attenti l'invito su come costruire e sostenere la pace. Moderatore dell'incontro, il sindaco di Castagnato Gianluca Cominassi, che così ha commentato l'evento. Come amministrazione comunale di Castagnato abbiamo aderito alla proposta che ci è arrivata dal coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e abbiamo aderito con molto piacere a questa giornata del 7 di febbraio, a un mese esatto di distanza dai fatti tragici di Parigi. E abbiamo deciso di fare qualcosa assieme alle scuole e a tutte le associazioni di Castagnato che operano per la pace, per la solidarietà, per la non violenza. Mi pare che stamattina sia stato un bel momento quello che abbiamo vissuto qui al centro civico di Castagnato. Sono stati portati contributi del convento delle suore presente sul nostro territorio, della sezione Avis comunale, e così come di altre associazioni che operano in ambito solidaristico. Come amministrazione comunale vogliamo continuare con quanto fatto dall'amministrazione precedente proprio su questo tema della pace e della solidarietà, perché crediamo che sia un tema troppo importante dal quale evidentemente bisogna lavorare con i bambini, partire proprio dai giovani, dalle giovani generazioni e lavorare con loro. Ci è piaciuta molto l'idea di poter piantumare un albero, stamattina non è stato possibile perché il tempo purtroppo non ci ha assistito, l'intenzione è quella di piantumare una quercia e a presto lo faremo, e realizzare in collaborazione con il gruppo Art Corée di Castagnato, degli adolescenti di Castagnato, dei murales sul tema della solidarietà.